Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno presentarsi in tribunale per discutere della loro divisione. Secondo Dagospia e Il Message Gro, c'è uno scontro tra i due ex coniugi riguardo a un presunto aumento dei pagamenti di mantenimento richiesti da Ilary. Tuttavia, sembrano emergere fatti positivi riguardo alla situazione della ex coppia della nobiltà romana. La rivista Nuovo ha suggerito un accordo privato tra la presentatrice e l'atleta. Su Nuovo è stato riportato: Ilary Blasi e Francesco Totti, c'è un patto segreto per evitare di coinvolgere presunti amanti come testimoni nelle udienze per la separazione. Pensiamo ai nostri bambini e non facciamo scene. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, Totti e Blasi preferirebbero evitare un conflitto per il bene dei loro figli. Per i bambini hanno scelto di non combattere in tribunale. Queste sono le ultime voci sul caso più discusso dell'anno. Quindi Noemi Bocchi e Cristiano Iovino non saranno presenti in tribunale. Stranamente, solo 3 settimane prima, il Corriere della Sera aveva menzionato i loro nomi. Il processo di divorzio sarà ripresentato in tribunale entro la fine di settembre, di fronte alla giudice Simona Rossi. I giudici ascolteranno le testimonianze dei testimoni di entrambi gli ex coniugi. La lista include sicuramente, oltre a Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, anche il nome di Alessia Solidani, l'amica hairstylist della Blasi che, secondo Totti, avrebbe facilitato la comunicazione tra Ilary e il suo personal trainer durante la relazione. La presentatrice televisiva convoca anche la sua agente di lunga data, Graziella Lopedota, le sorelle Silvia e Melory Blasi e alcune delle sue amiche più intime. Resta misterioso, tuttavia, il nome del manager di Mediaset che, secondo Il Messaggero, corregge smischia nell'utente sua lista e che avrebbe